Padre e figlio residenti a Fanno arrestati dai carabinieri di Osimo con l'accusa di furto di articoli da giardinaggio. Nei comuni dell'ambito sociale 6 è in arrivo un voucher da 200 euro per favorire lo sport ai minori di famiglie in difficoltà economica. Le domande entro il 30 dicembre, solo in modalità telematica. Riqualificare gli spazi pubblici e renderli accessibili a tutti, comune di Monbaroccio e studenti del Bramante Genga al lavoro per un progetto inclusivo nell'area boschiva ai piedi del Beato Sacro. A Casserra e Mondo e a Fano, alla prima edizione del Gran Gala delle Marche, al Teatro della Fortuna verranno premiati lo stilista Cruciani, la ginnasta Raffaeli e l'azienda Sulbic. Coriandoli, caramelle e il boulon che sorregge il bambino che è noi, ecco il manifesto d'autore del Carnevale di Fano 2023 realizzato dal fumettista pesarese Alessandro Baronciano. L'albero e il presepe decorati all'uncinetto, mostre, concerti e biroccini. Il Natale a Mondolfo prende il via sabato 3 dicembre con un ricco calendario di appuntamenti tra cultura e solidarietà. Buonasera e bentornati a questo appuntamento con l'informazione locale. Lo avete sentito dal nostro sommario, la notte scorsa i carabinieri di Osimo hanno arrestato in flagranza di reato padre e figlio di 50 e 20 anni residenti a Fano ma di origine straniera mentre stavano per compiere un furto a Osimo. Nel loro mirino c'erano attrezzature da giardinaggio. Durante le perquisizioni eseguite a Fano i militari hanno rinvenuto altro materiale, forse provento di furto. I due, già noti alle forze di polizia, sono stati portati nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Domani alle 14.30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cesanella di Senigallia verranno celebrati i funerali di Simone Sartini, 28 anni, autista soccorritore della Croce Rossa di Senigallia, morto nell'incidente di lunedì mattina a Chiaravalle. Il giovane era rimasto schiacciato a bordo dell'ambulanza che guidava da un tir condotto da un romeno di 30 anni, rimasto illeso. Il mezzo pesante, che ha perso aderenza in curva, si trovava sulla rampa che dall'uscita del casello autostradale di Ancona Nord porta a la superstrada 76. Cambiamo argomento e parliamo di contributi in ambito sportivo a favore delle famiglie economicamente più svantaggiate. Nei comuni dell'ambito sociale 6 sarà possibile richiedere un voucher da 200 euro per i minori di 18 anni da poter utilizzare nelle società sportive del nostro territorio. Sentite. È stato presentato questa mattina il progetto denominato Benessere Sportivo, che prevede l'erogazione di voucher destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Possono presentare domanda ai nuclei familiari residenti nel territorio dell'ambito sociale 6, nei quali sono presenti minori di età inferiore a 18 anni con ISEE non superiore a 6.000 euro oppure beneficiari del reddito di cittadinanza. La richiesta può essere inoltrata solo in modalità telematica da oggi fino al 30 dicembre accedendo al link dedicato sul sito dell'ambito o sui siti istituzionali dei 9 comuni che ne fanno parte. Sarà necessario lo SPID o la carta d'identità elettronica. Nello specifico, il voucher di 200 euro potrà essere richiesto per ciascun minore e per una sola disciplina sportiva frequentata dallo stesso per l'anno sportivo 2022-2023. Il buono potrà essere utilizzato in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte in un apposito elenco. Infatti, d'altra parte, queste ultime dovranno presentare domanda entro lo stesso termine con le stesse modalità. Potranno aderire quelle già iscritte al Registro Nazionale del CONI o al Comitato Italiano Paralimpico, quelle aderenti alle discipline sportive associate oppure a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Un intervento che io chiamo di esempio di welfare generativo, perché da una parte c'è appunto l'ambito, quindi la parte pubblica che interviene con un sostegno per le famiglie che sono o che versano in condizioni di disagio socio-economico, e dall'altra ci sono le società sportive, quindi il mondo, diciamo, delle associazioni, del privato, che contribuiscono anche loro con uno sconto del 25%. Ecco, credo che sia una bella misura di una sinergia tra welfare e sport, perché siamo sempre più convinti che questi siano, partecipare alle attività sportive sia un percorso di tipo anche educativo, aggregativo, e che quindi ha un grande valore e un impatto sociale. Complessivamente verranno messi a disposizione 50.000 euro grazie al Fondo di Povertà Nazionale che finanzia il progetto.
Il progetto del benessere sportivo dà sicuramente un sostegno sia alle famiglie, potenzia quello che è il diritto allo sport, che è un diritto per tutti. È un sostegno alle famiglie che magari sono disagiate e non potrebbero fare appunto aderire i propri ragazzi a quelle che sono le discipline sportive. È un sostegno anche per le società sportive che in questo caso sono state provate da quelli che sono stati gli aumenti, i rincari del costo energia, ma è anche poi veramente una diffusione del benessere per le nostre nuove generazioni. Quanti potrebbero essere i bambini e ragazzi beneficiari? Almeno 250. È un numero importante, significativo, che sicuramente nel tempo crescerà. Anzi, noi ci auguriamo davvero di dare una risposta significativa. Ci spostiamo a Monbaroccio, dove il Comune e gli studenti del Bramante Genga stanno lavorando ad un percorso dedicato all'attività sportiva all'aria aperta e che sia accessibile a tutti. L'Istituto Tecnico Bramante Genga è impegnato da anni sul tema dell'accessibilità, ovvero alla scelta di dedicare un'attenzione costante nella didattica e nelle esperienze progettuali alla necessità che luoghi e servizi siano identificabili, raggiungibili, comprensibili e fruibili autonomamente in condizioni di comfort e sicurezza da parte di chiunque. Quest'anno, in sinergia con il Comune di Monbaroccio, è stata individuata un'area da riqualificare per ricavarne un percorso per fare attività sportiva all'aria aperta, ma che sia adatta a tutti, quindi accessibile. La zona è quella ai piedi del Santuario del Beato Sante, all'inizio dell'area boschiva. Da anni l'ITET Bramante Genga di Pesaro partecipa ad un progetto nazionale che riguarda l'accessibilità, un progetto che ci vede sempre sul podio dei vincitori e del quale ovviamente siamo estremamente orgogliosi. Quest'anno, grazie ad una proposta del sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, che ci chiedeva una collaborazione per il recupero delle strade vicinali e quindi un recupero del territorio comunale, abbiamo cercato di mettere insieme un po' le esigenze nate sia nel contesto locale ma anche le esigenze della scuola, e quindi abbiamo pensato di sviluppare il progetto sull'accessibilità proprio nel contesto del Bosco del Beato Sante. Nelle scorse settimane sono stati effettuati dei sopralluoghi. La dirigente, il professor Bondi, la dottoressa Biagini e il tecnico Nadia Mazzarella hanno accompagnato un gruppo misto di studenti provenienti dalle classi 4G e 4H. Insieme a loro anche il sindaco di Monbaroccio e un tecnico del comune, un referente di Tecnogym per la consulenza sportiva e i rappresentanti di diverse associazioni per verificare le criticità della zona in relazione a diverse aree. Per la disabilità mentale la cooperativa Alfa, per la disabilità motoria la cooperativa Mosaico e infine l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Il progetto, come tutti gli anni, viene seguito nell'ambito di un corso di potenziamento che facciamo all'interno dell'istituto, e addirittura quest'anno i ragazzi che fanno il corso sull'accessibilità lo hanno scelto e quindi lo faranno ancora con più entusiasmo. E il rilievo è stato fatto con delle stazioni totali integrate di nuova generazione acquisite da poco dall'istituto, e verrà questo rilievo integrato in parte con una stazione GNSS, quindi un rilievo satellitare, ovviamente per le porzioni che lo renderanno possibile, perché siamo in un luogo con tanti alberi, quindi c'è una difficoltà tecnica, e con delle riprese descrittive, panoramiche, fatte anche con un drone, dei due che abbiamo a disposizione come istituto. E soprattutto nella fase di rilievo che abbiamo appena fatto come prima parte, c'è stato il prezioso aiuto e la collaborazione del Collegio dei Geometri, che ha mandato degli iscritti ad aiutare noi professori nelle fasi di rilievo e quindi dare un apporto concreto e professionale a queste fasi. Abbiamo fatto una passeggiata con queste persone, ci hanno spiegato quali potrebbero essere i problemi, quali sono le possibili anche soluzioni che potevamo adottare. E dopo di questo abbiamo poi ripreso tutto in classe parlandone con il nostro professore e siamo passati subito dopo al rilievo. Invece per la zona da rilevare abbiamo diviso l'area in due parti e una classe divisa in sei gruppi di lavoro svolgeva la prima parte e poi in seguito sarebbe arrivata nei giorni seguenti la seconda classe con altri sei gruppi di lavoro a fare la seconda parte del rilievo. E abbiamo soprattutto puntato ai punti critici, cercando di migliorarli in futuro con quello che sarà il progetto che faremo. Ad esprimere soddisfazione per le finalità del progetto e per le collaborazioni attivate, il primo cittadino Emanuele Petrucci.
Bello fare politica così, bello fare rete con il territorio. Mi sento in dovere di ringraziare questi 40 ragazzi che stanno contribuendo alla realizzazione di un progetto per noi fondamentale, che è nato in maniera non direttamente per come si sta sviluppando. Eravamo partiti da una valorizzazione di strade vicinali e comunali che sono da noi sul territorio, purtroppo dismesse, tanti chilometri di patrimonio dismesso e che con i ragazzi volevamo recuperare. Ci hanno aiutato a fare di più, non solo a recuperare parte del nostro patrimonio, ma valorizzarlo sotto più punti di vista. E quindi un'amministrazione che fa rete, un'amministrazione che condivide con la scuola dei percorsi, per me è un'amministrazione vincente. È stato l'olio extravergine di oliva il protagonista del convegno tenuto dalla Confederazione Italiana Agricoltori che si è svolto nei giorni scorsi a Pergola. Lavora da anni per promuovere e portare a conoscenza degli agricoltori e dei consumatori gli alimenti funzionali ed ora la CIA punta anche sull'olio extravergine di oliva, un'eccellenza della nostra regione conosciuta in tutto il mondo. A questo prodotto è stato dedicato un convegno organizzato a Pergola in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. La nostra provincia ha dei territori vocati alla coltivazione dell'olivo, tant'è vero abbiamo anche una DOP, la DOP di Cartoceto, ma comunque sì, anche altri territori sono proprio... hanno la predisposizione per questo tipo di coltivazione. Quello che noi vorremmo fare è proprio valorizzare, puntare su questo alimento perché dia la possibilità ai nostri agricoltori di poter vendere, di potersi proporre sempre meglio nel mercato. E sono diverse le proprietà benefiche dell'olio extravergine, infatti fa bene al cuore e alla salute cardiovascolare, riduce il rischio di trombosi, ictus, infarti e neoplasie, inoltre è privo di colesterolo e il suo contenuto di vitamine e di antiossidanti lo rendono un alimento fondamentale per il benessere a tutte le età. A parlare di qualità dell'olio e dei metodi di raccolta è stato invece Tonino Cioccolanti, presidente dell'Associazione Interregionale Olivicola del Medio Adriatico. L'olivo oggi è un'opportunità di reddito per le nostre aziende e questo implica che deve essere meccanizzato e deve essere seguito come una coltura da frutto, come tutte le colture da frutto. Quindi implica attenzione sulle concimazioni, quindi sulle fertilizzazioni e una grande attenzione sul controllo dei parassiti, che sempre di più deve essere a basso impatto ambientale, quindi utilizzando o biofarmaci o utilizzando tecniche che ci permettono di sfuggire all'attacco di parassiti e infine non ne possiamo proprio fare a meno la meccanizzazione. Oggi dobbiamo assolutamente meccanizzare l'olivo per renderlo competitivo e quindi poter produrre degli oli tipici riconoscibili al consumatore, ma anche che siano sostenibili, acquistabili dal consumatore stesso. E per fare questo ci sono tecniche molto interessanti, dai abbacchiatori con pettine agli scuotitori da tronco fino alle macchine, grandi macchine scavallatrici, ma che devono operare su degli oliveti fatti con tecniche nuove che si dicono ad alta densità o super intensivi. Venerdì e sabato a Cassera e Mondo e a Fano si terrà il Gran Galà delle Marche Premio Marche Prestigio, un evento durante il quale verranno premiati associazioni, aziende e privati cittadini che si sono particolarmente distinti per doti e risultati ottenuti nel corso del 2022. Chi ha ideato il Gran Galà delle Marche e qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Il Gran Galà delle Marche è stato ideato dall'Associazione Culturale Opera Sound di Pesaro, realizzato con il contributo in collaborazione con Regione Marche e patrocinato dal Comune di Fano, assessorato al turismo. Il Gran Galà delle Marche appunto è un grande contenitore multidisciplinare dedicato alla promozione territoriale della Regione Marche nei suoi maggiori luoghi di interesse e nelle sue grandi personalità famose in tutto il mondo. Quando si svolgerà? Si svolgerà in due tappe. La prima tappa il 2 di dicembre a Castelremondo al Lanciano Forum, la seconda tappa il 3 di dicembre al Teatro della Fortuna di Fano. Entrambe le serate iniziano alle ore 21. E chi verrà premiato? I premiati saranno 6 e divisi 3 per ogni città ospitante. A Castelremondo verrà premiato Roberto Molinelli, direttore d'orchestra e arrangiatore, la ditta Ottaviani di gioielli e bijou e la Lube Volley, la società pallavolistica probabilmente una delle più famose al mondo. Mentre a Fano verranno premiati Sulvic, una famosa azienda manageriale che portò al successo i grandi Celentano e Morandi, Sofia Raffaeli, la plurimedagliata campionessa, e Angelo Cruciani, il famoso stilista del brand Yesael.
Assessore, dunque un appuntamento che dà anche lustro alla città di Fano. Sì, un bellissimo appuntamento perché ormai nel percorso cittadino che stiamo facendo vogliamo valorizzare tutte le eccellenze cittadine, ma anche collaborazione con tutto il nostro territorio provinciale, ma anche quello marchigiano. Ecco, la proposta che ci arriva dall'Opera Sound di questo bellissimo premio che valorizza appunto le eccellenze marchigiane ci è apparso molto centrato con la nostra città, quindi lo faremo all'interno del Teatro della Fortuna, sarà una bellissima serata di spettacolo, tra l'altro dei begli ospiti, ci sarà Francesco Baccini, ci sarà Alvaro Vitali, ci sarà Miss Marche che insomma l'abbiamo vista anche a Fano nel corso dell'estate, insomma una bella serata spettacolo, quindi invitiamo tutti, la serata è ingresso gratuito, quindi sarà possibile per tutti partecipare. Ecco, verranno premiate tre bellissime eccellenze marchigiane che lavorano e operano nel campo della musica, nel campo della moda, nel campo dello sport, quindi una bella serata dove le eccellenze emergono e quale miglior posto della città di Fano. Il Carnevale di Fano invece scalda i motori e presenta il manifesto dell'edizione 2023 realizzato dal fumettista Alessandro Baronciani. Ce ne parla Filippo Pucci. Nella città di Fano non si perde tempo e nonostante il periodo e gli eventi natalizi già si pensa alla prossima edizione della manifestazione più dolce d'Italia dal 1347, ovvero il Carnevale. Questa mattina in Sala della Concordia del Comune il rinnovato direttivo in carica per 4 anni ha presentato il nuovo manifesto d'autore, quest'anno realizzato per mano dell'illustratore e fumettista pesarese Alessandro Baronciani, che oltre alle figure principali ha realizzato anche dei particolari caratteristici di Fano come la musica rabita, la moretta, i dolciumi. Rappresenta lo spirito del carnevale, soprattutto del mio carnevale di Fano, quando da piccolo venivo al carnevale e con mio babbo che suonava nella musica rabita, mi riempiva il cappello di paglia pieno di caramelle e quindi per me il carnevale di Fano è sempre stato legato a questi ricordi festosi, soprattutto quando era il momento del getto di cioccolata, di caramelle che... devo dire la verità, io non ho mai visto un carnevale dove si lanciava così tanto ed era il più bello, il più generoso, il più copioso di cioccolata, di caramelle e quindi sono molto contento di aver restituito un pochino alla città quello che da ragazzino mi aveva mandato sotto forma di cioccolatini e infatti nel manifesto il Vulon prende in braccio una ragazzina, prende in braccio me adolescente, me bambino che mio babbo mi prendeva per mettermi sopra le spalle per farmi riprendere le caramelle. Il Vulon è il simbolo del carnevale, è la maschera del carnevale e mi piaceva che avesse questo aspetto bello rubicondo, un po' Totoro, un po' Miyazaki, un po' Giappone, che poi sono anche i miei riferimenti culturali, artistici di riferimento. Nel frattempo, all'interno degli hangar di Viale Piceno, i carristi sono al lavoro per la realizzazione delle maestranze che sfileranno su Viale Gramsci nelle domeniche del 5, 12 e 19 febbraio. Il tema di quest'anno sarà In viaggio con il Vulon, la cui meta cambierà per ogni edizione. Quella del 2023 sarà Spazio all'arte. Un viaggio che durerà 4 anni, accompagnati dal Vulon che ci porterà verso il futuro, verso la tecnologia, senza dimenticare mai la tradizione. Quest'anno diamo spazio all'arte, quindi uniamo queste due parole, scienza e arte, come ci ricorda Vitruvio, e andiamo appunto verso il futuro. Grande entusiasmo dunque da parte degli organizzatori che finalmente vedono tornare la manifestazione alle origini con sfilate, getto di cioccolate ed eventi collaterali dopo le restrizioni degli ultimi anni. Sì, tornando alla formula piena e di più, perché tutto il mese di febbraio ci saranno eventi dedicati al carnevale, come poi è giusto che sia, perché Fano è città del carnevale, di conseguenza deve pensare al carnevale tutto l'anno e sicuramente il mese di febbraio. Da Fano a Mondolfo, dove sono state presentate le iniziative di Natale, il ricco programma di eventi culturali e di solidarietà prenderà il via il 3 dicembre e torneranno anche i biroccini.
Con il mese di dicembre iniziano gli appuntamenti che accompagnano Mondolfo fino alle prossime festività. Sabato alle ore 21 nella chiesa di Sant'Agostino si parte con la versione invernale della rassegna letteraria Come un libro all'aperto, protagonista Roberto Mercadini, che presenterà la sua ultima fatica dal titolo L'ingegno e le tenebre. Il 4, 11 e 18 dicembre invece torneranno i biroccini di Natale e i mercatini all'interno del Borgo Storico grazie all'iniziativa Il Natale più bello nel Borgo più bello, curata dalla Proloco Trecolli insieme all'Istituto Comprensivo Fermi e al Centro Diurno Donald Miro Giuliani. Domenica 4 è in programma anche la Camminata della Solidarietà, mentre il 18 il pranzo per Teleton nel complesso monumentale di Sant'Agostino. Anche quest'anno ad impreziosire la città ci saranno le luminarie e non mancheranno l'albero e il presepe decorati all'uncinetto per le vie del borgo. Grazie alle associazioni Malarupta, Proloco Marotta e Chi Bravi e Infatti Diversi, l'8, il 17 e 23 dicembre dalle 17 in poi nei giardini pubblici di Via Molise a Marotta verrà organizzata la prima edizione di Natale al Parco con la casetta di Santa Claus, musica e intrattenimento per i più piccoli. La ludoteca inoltre proporrà un ricco programma di iniziative consultabile sul sito del Comune di Mondolfo e sulla pagina Facebook dedicata il tradizionale concerto di Natale. Infine sarà eseguito dalla banda Santa Cecilia domenica 11 dicembre alle ore 18 all'insigne collegiata Santa Giustina. Un ricco programma di eventi culturali e di solidarietà per le prossime festività di Mondolfo Marotta. Nonostante le difficoltà del periodo, abbiamo voluto comunque valorizzare l'atmosfera natalizia nel nostro territorio con numerose manifestazioni e iniziative dedicate a tutte le età. E tutto questo è stato reso possibile grazie all'impegno e al lavoro instancabile delle tante realtà associative locali che come sempre sono prestate con entusiasmo e passione nell'organizzazione dei singoli eventi. Una sinergia davvero preziosa che rende più che mai viva e vitale la nostra amata comunità. Tra gli appuntamenti rientra la mostra Mille volte Natale di Tonino Maurizi, che sarà possibile visitare dal 17 dicembre al 15 gennaio al Salone Aurora, mentre lunedì 26 e venerdì 6 gennaio la parrocchia di Mondolfo mette in scena per le antiche contrade e suggestivi borghi la rappresentazione vivente Presepe Paese. Infine, per tutta la durata del periodo natalizio, il vecchio cinema adriatico ospiterà alcune attrezzature cinematografiche americane degli anni 50 e 60 donate al comune da un privato cittadino. Sarà l'occasione per rivivere il fascino di quegli anni anche solo dalle ampie vetrate su Via Mazzini, che diventeranno delle vere e proprie vetrine sul passato della città. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo prima di chiudere il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni: 338-4968-250. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato all'inaugurazione del Natale più a Fano. Grazie per averci seguito e buona serata.